Allora, continuiamo a parlare del transistore bipolare a funzione. Nella scorsa lezione abbiamo iniziato a vedere questo nuovo dispositivo a tre terminali denominato transistore bipolare a funzione, bipolar junction transistor. Abbiamo visto che di questo dispositivo ne esistono, diciamo, due realizzazioni. Una denominata NPN e una denominata PNP. Ciascuna tipologia si può immaginare schematizzata come, diciamo, l'intervallarsi di tre regioni di silicio drogate in maniera NPN o PNP. Quindi ciascun dispositivo non è altro che l'insieme di due giunzioni. Come vedete, si tratta di dispositivi a tre terminali e i tre terminali vengono individuati con i nomi di emettitore, base e collettore. I simboli associati a ciascuna versione del dispositivo sono questi. Quindi quello che differenzia un transistore, almeno a livello di simbolo, NPN da un PNP è la direzione associata alla corrente dell'emettitore. Quindi nel caso dell'NPN la corrente uscente dall'emettitore è positiva. Perché l'ho disegnato al contrario quello PNP? Perché tipicamente noi siamo portati a disegnare i circuiti con la corrente che fluisce dall'alto verso il basso. Quindi, scusate, per questo è l'emettitore e questo è il collettore. Ok? Abbiamo visto che avendo a disposizione due giunzioni, io ho in realtà quattro modalità di funzionamento di questi dispositivi. Queste modalità dipendono da come vado a polarizzare le due giunzioni. Ci siamo concentrati la volta scorsa sulla versione NPN. E ci siamo soffermati in particolare sulla modalità di funzionamento in regione attiva. Okay? Abbiamo definito regione attiva la condizione nella quale la polarizzazione delle giunzioni è tale che la giunzione emettitore base sia direttamente polarizzata e la giunzione base collettore sia inversamente polarizzata. Quindi questo che cosa vuol dire? Che per far funzionare questo dispositivo io devo avere a disposizione due batterie che mi forniscono le tensioni opportune. Quindi, se io vado a disegnare il simbolo del transistore bipolare, se io prendo come riferimento per le tensioni la base, così come abbiamo fatto prima, per lavorare in modalità diciamo di regione attiva, io devo polarizzare direttamente la giunzione base emettitore. Che cosa vuol dire? Ricordatevi, questo è un NPN. Polarizzazione diretta vuol dire che io devo avere a disposizione una tensione VBE positiva e maggiore di 0,506 volt. La giunzione base collettore deve essere polarizzata in maniera inversa, che vuol dire che io devo avere una batteria VCB che quindi presenta il polo positivo sulla regione di collettore che vi dico. Quindi ho necessità di due batterie. Se avessi disegnato lo stesso schema per un transistore di tipo NPN, che cosa avrei dovuto disegnare? Avrei disegnato che cosa? Questo è un PNP
Quindi come avrei dovuto disporre le batterie? L'aggiunzione base emettitore deve essere polarizzata direttamente, che vuol dire che io devo avere una polarizzazione di questo tipo qua. Quindi V è V positiva, l'aggiunzione base collettore inversamente. Quindi una V, B, C. Quindi in ogni caso devo avere due batterie a disposizione per polarizzare questo dispositivo. Analizzando, diciamo, in maniera semplificata il transistore NPN, che cosa abbiamo visto la volta scorsa? Che in realtà il principio di funzionamento di questo dispositivo qual è? Si basa sul fatto che polarizzando direttamente questa giunzione, noi riusciamo ad avere un grosso flusso di elettroni che attraversa la struttura, i quali elettroni arrivano a questa giunzione che è contropolarizzata e passano sul terminale di emettitore. Quindi vuol dire che io ho un controllo della corrente su un terminale, che è il collettore, a partire da quella che succede alla giunzione tra base e emettitore. Quindi anche in questo caso ritorna, diciamo, il concetto di generatore dipendente, cioè la grandezza sul terminale che dipende da quello che accade alle altre due. In particolare, anche, diciamo, con i semplici ragionamenti della volta scorsa, siamo riusciti a scrivere in maniera semplice le espressioni delle correnti. Quindi abbiamo scritto tutto a partire dalla corrente di collettore. Quindi, che cosa abbiamo detto l'altra volta? Che io ho una corrente di collettore, la quale dipende, almeno in una prima approssimazione, unicamente dalla tensione applicata alla giunzione base-emettitore, quindi un andamento di tipo esponenziale. Le altre due correnti io le posso scrivere come frazioni della corrente di collettore. In particolare, la corrente di base, che è una corrente che è fatta da portatori minoritari sostanzialmente, è una corrente che è una frazione beta della corrente di collettore, con questo termine beta che vale da, diciamo, abbastanza, che è in un range che può valere 50, 100, 1000, a seconda della tecnologia con la quale è realizzato il transistore. Questa quantità beta, che è estremamente importante per caratterizzare un transistore bipolare, viene detto guadagno di corrente a emettitore, per motivi che vedremo in seguito. Anche la corrente di emettitore la possiamo scrivere come una frazione della corrente di collettore. In questo caso, diciamo, il termine di proporzionalità, il termine alfa, lo chiamiamo guadagno di corrente a base comune ed è una quantità che vale circa 0,8-0,9 e che è legato al beta attraverso questa relazione. Okay? Questo è quello che noi abbiamo visto la volta scorsa. Chiaramente un transistore progettato bene è un transistore che ha un beta, diciamo, elevato e quindi un alfa che approssima all'1. E che cosa vuol dire che io ho fatto bene il transistore bipolare? Vuol dire che devo aver realizzato una base sottile o drogata in maniera tale che la corrente sia prevalentemente una corrente di elettroni e devo aver realizzato un emettitore molto drogato, sempre per lo stesso motivo, di avere un flusso prevalentemente di elettroni nella struttura. Anche se la corrente è prevalente una corrente di elettroni, abbiamo visto che però noi abbiamo anche movimento di lacune all'interno del dispositivo. Da qui il termine bipolare. Se vi ricordate, nel MOSFET noi avevamo nel canale soltanto elettroni o lacune a seconda della tipologia del canale. In questo dispositivo entrambi i portatori contribuiscono alla corrente e quindi si parla di dispositivo bipolare. D'accordo? Quindi questa, diciamo, è la base di partenza rispetto a quello che vogliamo fare oggi.
prima schematizzazione noi abbiamo riferito le polarizzazioni alla base presa come terminale comune. Generalmente non è quello che si fa. Nella pratica quello che si fa è che si sceglie come terminale comune per la polarizzazione il terminale di emettitore. Quindi quello che voi generalmente trovate è che per polarizzare un transistore le due batterie che sono necessarie vengono entrambe riferite rispetto alla tensione di emettitore che viene presa come riferimento, viene messo a massa. Allora questo che cosa vuol dire? Che io devo comunque mantenere la stessa polarizzazione, cioè la giunzione base-emettitore deve essere direttamente polarizzata. Quindi, perché stiamo parlando sempre di un NPN, io devo comunque applicare qui una tensione VPN che, dovendo polarizzare direttamente una giunzione, deve essere una tensione che deve essere maggiore di 0,6-0,7 volt. E devo polarizzare comunque inversamente la regione base-collettore. Che vuol dire questo? Che se supponiamo che io qua ci ho messo 0,7 volt, per polarizzare inversamente la regione collettore base, io che cosa devo applicare? Devo applicare qui una batteria, che questa volta è tra collettore e emettitore, che deve avere un valore che deve essere superiore agli 0,7 volt che vengono qua, 0,7 saranno 0,6 eccetera. Quindi certamente io posso polarizzare con due batterie che hanno in comune il terminale di emettitore, a patto che risulti che la tensione di collettore sia maggiore della tensione della base. Ok? Quindi in questo modo io polarizzo tenendo come terminale comune l'emettitore, e voi troverete sempre, diciamo, prevalentemente questo tipo di circuito. È molto importante perché ci consente di descrivere in una maniera, diciamo, molto efficace le caratteristiche grafiche di questo dispositivo. Tenete presente che rispetto al MOSFET noi in questo dispositivo abbiamo tre correnti. Quindi noi abbiamo una corrente che entra nella base, una corrente che esce dall'emettitore e una corrente che entra nel collettore. No? Se io vedo questo come un macro nodo, voi avete della corrente di base più la corrente di collettore, vi restituisce la corrente di emettitore. Quindi abbiamo tre correnti. Ed abbiamo, avendo tre terminali, che si stabiliscono una tensione tra base e emettitore, una tensione tra collettore e emettitore. Quindi se io voglio in forma grafica rappresentare le correnti e le tensioni di questo dispositivo, devo, diciamo, immaginare di avere più grafici. Allora che cosa si fa? Si individua in questo circuito quella che viene denominata la maglia di ingresso, che corrisponde a questa maglia qua, quella che vede la base e l'emettitore. Quindi per noi questa qua sarà la maglia di ingresso. Viceversa, il lato che tiene in considerazione il collettore e l'emettitore per noi sarà la maglia di uscita. Allora, quello che noi facciamo è che andiamo a considerare due caratteristiche grafiche, la caratteristica di ingresso e la caratteristica di uscita. D'accordo? Quindi noi, come caratteristica, diciamo, di ingresso, consideriamo il legame che ci sta tra la corrente di base e la tensione base emettitore. Come la disegno questa relazione? Beh, se io vado a vedere le equazioni che ho scritto là,
io che cosa vedo? Che la corrente di base in realtà è una frazione di una corrente che è una corrente di diodo in polarizzazione diretta. Quindi io vedo che il legame che c'è stato tra la corrente e la tensione PPE è un legame di tipo esponenziale. Quindi se io andassi a disegnare questa caratteristica dovrei disegnare una cosa di questo tipo qua, un diodo polarizzato direttamente, cioè un andamento esponenziale che a partire da una tensione di 0,5-0,6 volt consente il passaggio di una corrente elevata che può raggiungere anche valori elevati con una differenza al cavo della giunzione che non supera i 0,7-0,8. Chiaramente questa qui, se io andassi a vedere la caratteristica, diciamo, reale, che cosa dovrei dire? Questa è la caratteristica di un diodo. In realtà il transistore non è esattamente un diodo, no? Se noi ci ricordiamo come è fatto, certo, questo è un diodo polarizzato direttamente, ma io non mi posso dimenticare che io però qui c'è un'altra regione che viene a sua volta polarizzata. Quindi io devo portare in considerazione il fatto che è vero che la relazione è questa, ma se io cambio la polarizzazione di questo lato qua, che cosa succede della caratteristica che c'è in ingresso? No, io non ho un diodo, io ho un diodo con un'altra giunzione dopo. Ebbene, si può far vedere, lo vedremo nel lunedì quando facciamo l'esercitazione dello SPICE, che tutto sommato, anche se questa tensione varia, questa caratteristica qua è estremamente poco sensibile a quello che succede all'altra giunzione. Quindi io posso ritenere di descrivere, diciamo, quello che succede con la sola caratteristica del diodo in polarizzazione diretta. Cioè, che cosa dico? Che anche se io vario la tensione PCE da quest'altra parte, la caratteristica praticamente resta invariata, cioè il movimento che ha questa caratteristica è abbastanza trascurabile. Per cui io se disegno una sola caratteristica, l'ingresso non sbaglio. Generalmente si disegna una sola caratteristica per un fissato valore della BCE che viene scelto 5 volte. Ma potete trovare, cioè, si fissa un valore della BCE, si traccia la caratteristica e quella lì, diciamo, descrive abbastanza bene quello che succede. Diverso è il discorso delle caratteristiche di uscita. Per noi la caratteristica di uscita è quella che riguarda appunto questa maglia qua ed è quella che lega la corrente di collettore alla tensione VCE. Questa caratteristica, vado ancora a guardare le equazioni che abbiamo scritto là. La corrente di collettore noi l'abbiamo legata solo a quanto vale la BPE, quindi la dipendenza dalla BCE non ce l'abbiamo proprio messa, in prima approssimazione non ci sta. Che vuol dire? Che se io vado a disegnare questa famiglia di caratteristiche, io dovrei trovare che cosa? Delle rette in funzione della BCE, nessuna dipendenza, è una dipendenza legata soltanto a quanto vale la VBE alla maglia d'ingresso. Quindi, in questa nostra prima approssimazione, io mi dovrei immaginare una cosa di questo tipo. Aumenta la VBE, aumenta la corrente IC, ma questa è assolutamente indipendente dalla BCE. Proprio per come l'ho scritta. Quindi una famiglia di curve indipendente dalla tensione collettore venditore. Se io però vado a vedere le caratteristiche reali del transistore bipolare, sempre stiamo parlando di caratteristiche di uscita,
quello che io vado a trovare in realtà è piuttosto una famiglia di caratteristiche che ha questo tipo di andamento. Che cosa cambia tra le caratteristiche ideali e le caratteristiche reali? Beh, innanzitutto noi queste le abbiamo ricavate esclusivamente in regione attiva. Ma noi abbiamo visto che a seconda di come sono polarizzate le giunzioni, il transistore transita per altre regioni di funzionamento, che sono l'interdizione e la saturazione. Abbiamo visto anche l'attiva inversa, diciamo, in questo caso non ci interessa. Allora, che cosa vuol dire avere delle caratteristiche reali di questo tipo qua? Significa dire che io posso, se io non applico una PBE, la giunzione di ingresso non è direttamente polarizzata, è spenta. E se io non applico una PBE sufficientemente grande, questa giunzione dell'ingresso non la polarizzo affatto. Quindi, finché la PBE non raggiunge 0,5, 0,6 volt, io mi trovo nella situazione che ho definito interdizione, cioè tutte e due le giunzioni inversamente polarizzate. In questa situazione la corrente non scorre proprio, quindi mi trovo, diciamo, in questa parte bassa delle caratteristiche, nella quale io non ho ancora polarizzato direttamente la giunzione PBE, che sta su questo asse qua, e quindi io sto in interdizione. La corrente del transistore è trascurabile. Quindi io qua vedo la regione di interdizione. La regione di interdizione sono entrambe le funzioni inversamente polarizzate. Dopodiché, che cosa vedo anche? Che esiste un'altra regione di funzionamento, che è questa, che corrisponde ad avere delle BCE basse. Questa regione da che cosa è caratterizzata? È caratterizzata dal fatto che io posso avere correnti elevate con una bassa BCE. A che cosa corrisponde questa situazione? Corrisponde al fatto che io la tensione che sto mettendo da qua non è tale ancora da superare la VP, quindi da polarizzare inversamente la giunzione d'uscita. Quindi corrisponde al fatto che le due giunzioni sono tutte e due direttamente polarizzate, cioè ho la saturazione del transistore. Quindi questa parte qua evidenzia la regione di saturazione, che questa parte qua che mi resta nel grafico è la regione attiva, cioè la parte di nostro interesse. Quindi vedete, aver messo, diciamo, considerato il transistore in questa modalità di polarizzazione qua, ci ha permesso di ottenere delle caratteristiche che ci evidenziano tutte e tre le regioni di funzionamento del transistore. Quindi l'interdizione, la saturazione e la regione attiva. Ci sono applicazioni logiche, quindi applicazioni di tipo digitale, dove il transistore si usa prevalentemente tra interdizione e saturazione. Nelle nostre applicazioni di analogico, andiamo a fare un amplificatore, la regione che sfruttiamo è la regione attiva delle caratteristiche.
Se io guardo la regione attiva, vedo che rispetto a quello che mi sono immaginato come andamento ideale, in realtà abbiamo una differenza. La differenza qual è? Che la corrente non è esattamente costante, ma in realtà tende ad aumentare. Che vuol dire che tende ad aumentare? Vuol dire che io ho un effetto di tipo resistivo, per cui ho una dipendenza tra la corrente e la tensione di tipo lineare. Il fenomeno fisico che mi origina questa dipendenza si chiama effetto Irley. L'effetto Irley, quello che abbiamo visto nel MOSFET, in realtà è stato trovato nel transistore bipolare. Nel MOSFET si parla di un equivalente di effetto Irley, ma il vero effetto Irley è quello che abbiamo qua. E l'effetto Irley in realtà è dovuto al fatto che la dimensione della base varia con la polarizzazione inversa che uno applica e quindi mi dà questa modulazione della corrente. Come per il MOSFET, io posso, diciamo, vedere che se io andassi a unire tutte queste correnti nel semiasse negativo, troverei che tutte queste correnti si intersecano in un punto. Quel punto viene denominato tensione di Irley e vale un centinaio di volt. Quindi queste hanno una pendenza che le porta poi tutte, diciamo, a convergere per un valore negativo di tensione che viene detto tensione di Irley. Questo però vuol dire che la schematizzazione semplice della corrente di collettore che noi abbiamo trovato, che la corrente proprio costante, non basta a descrivere la realtà del transistore bipolare. Quindi, come abbiamo fatto per il MOSFET, dobbiamo aggiungere qualche cosa che tiene conto di questo andamento della corrente. Che cosa dobbiamo aggiungere? Che cosa si fa? Si fa come per il MOSFET, si tiene conto del fatto che la corrente che abbiamo schematizzato come I con S per E elevato a VT meno VT in realtà deve portare in conto un andamento lineare con la BCE e questo viene portato in conto moltiplicando la corrente per questo termine 1 più BCE su V con A, dove V con A è la tensione di Irley presa positiva, quindi sarebbe il modulo della tensione di Irley. Ok? Se io aggiungo questo termine, descrivo il fatto che le curve hanno una pendenza non nulla. Essendo quindi una relazione tra la corrente e la tensione, questo individua una resistenza sulle caratteristiche di uscita che noi ci possiamo andare a calcolare. Come ce la siamo calcolata per il MOSFET la resistenza, uno se la va a calcolare come la derivata della IC rispetto alla corrente di collettore quando la BB è costante, se ci andiamo a calcolare la derivata da questa espressione. Noi abbiamo la I in funzione della BCE, ci calcoliamo la derivata, rifacciamo l'inverso, otteniamo il valore della resistenza di uscita. Lo possiamo anche fare insieme. Se io faccio la DIC rispetto alla DVCE quando la BBE è costante, che cosa ottengo? Il primo termine non dipende dalla BCE, quindi ha una derivata che è 0. Il secondo termine, la derivata sarà proprio con S elevato a VBE su VT su V con A. L'inverso di questo è la resistenza che sto cercando. Ho fatto DI su DV, a me mi serve DV su DI. Quindi la resistenza R0 che io sto cercando non è altro che V con A diviso la corrente di collettore considerata costante.
Quindi questo è il termine resistivo che io ho introdotto nella corrente aggiungendo quel termine. Ok? Chiaramente dico una va presa con il segno così. Ora, adesso noi vedremo i circuiti DC con transistore bipolare. Questo termine non si considera praticamente mai quando uno va a fare i calcoli statici del transistore bipolare, viceversa, come per il MOSFET, questo qua entrerà nel modello del dispositivo che useremo a parte. Ok? Tipo PNP valgono esattamente le stesse considerazioni, quello che cambia è il segno delle tensioni che uno ci va a mettere per polarizzare le funzioni, ma valgono esattamente le stesse considerazioni. D'altra parte, voi adesso dovreste avere gli elementi per capire perché quello che noi usiamo di più è il transistore NPN e non il PNP. Perché nell'NPN abbiamo visto che il flusso di corrente è essenzialmente un flusso di elettroni. Noi abbiamo capito che quando si muovono gli elettroni la mobilità dell'elettrone è maggiore 2,5 volte di quello della vacuna. Quindi è chiaro che a parità di tutto un transistore di tipo NPN presenta una corrente più elevata della versione PNP. Quindi tendenzialmente noi ci concentriamo sul transistore NPN per questo motivo qua, ma diciamo la stessa cosa. Allora, vediamo invece adesso come si opera quando uno ha un circuito in DC che presenta all'interno dei transistori bipolari. Ok? Quindi vediamo semplicemente degli esercizi che, come al solito, ho preso dal SEDRA. Li trovate anche là. Quindi quello che vediamo adesso sono circuiti in DC. Vediamo direttamente con degli esempi come si ragiona quando uno ha un transistore bipolare e un circuito. Mentre voi scrivete, lunedì noi facciamo un'ora più o meno di lezione in aula, poi andiamo in laboratorio. In laboratorio io vi proporrò, come abbiamo fatto per il MOSFET, degli esercizi SPICE più calcoli numerici su questa parte qua. Quindi portatevi calcolatrice, quindi una carta, quello che serve. Allora, supponiamo di avere questo circuito che ha due batterie, quindi una di 4 volte e una di 10 volte, due resistenze e un transistore bipolare NPN. Quando mi insegnate il transistore bipolare, il simbolo deve essere questo. Voi dite perché? Che generalmente le persone mi insegnano tutto tranne che questo simbolo. Il simbolo è questo, esiste, usate questo. Voi non avete idea di che cosa. Vediamo. Allora, questa resistenza qua, immaginiamo che sia 4,7 kg e questa qua 3,3 kg, che sono valori tipici. Vogliamo calcolarci le tensioni e le correnti di questo circuito. Allora, che cosa facciamo? Innanzitutto dobbiamo conoscere qualcosa di questo transistore bipolare e il qualcosa è il beta che immaginiamo essere ceduto.
Voi sapete che quando si disegnano queste frecce qua, qua vuol dire che ci sta il polo positivo di una batteria che ha l'altro terminale a massa. Quindi questo disegno, diciamo, equivale ad aver disegnato una cosa che nessuno fa. Ritenere queste due correnti, quindi la I
la icone uguali, però che cosa comporta? Che io la terza corrente, la icon B, non me la posso andare a calcolare come differenza delle due, perché la differenza viene 0. Quindi l'altra corrente, la I con B, come ve la vado a calcolare? Ricordandomi che questa è pari a I con C su beta. Beta è grande, quindi questo devo considerare. Quindi se beta è 100, la I con B sarà 1 miliampere, quindi 1 per 10 alla meno 3 diviso 100, cioè 10 microampere. Quindi sostanzialmente riteniamo la giunzione direttamente polarizzata 0,7, la fissiamo. Le correnti, emettitore e collettore, le possiamo ritenere uguali senza fare troppe approssimazioni, ma la corrente di base non va mai calcolata come differenza delle due, chiaramente. Non è possibile calcolarla come differenza. Quindi nota una corrente sono note tutte e tre. Resta da verificare che le ipotesi di partenza erano verificate, cioè effettivamente questo qua stava in regione attiva. Da qua glielo imposto io, quindi non posso verificare niente. Che cosa devo verificare? Devo verificare che la tensione di collettore sia maggiore di quella della base. Quindi mi devo andare a calcolare le tensioni, ma le tensioni ormai diciamo non c'entrano più niente con il transistore, si calcolano dal circuito. Tensione di collettore, quanto vale la tensione di collettore? Questo è il collettore. Quindi la tensione di collettore è questa rispetto a massa. Quanto varrà questa tensione di collettore? Varrà 10, la rilentazione, meno la caduta sulla resistenza. RC sono 4.7 per 10 alla 3 per la corrente 1 miliampere. Quindi questo qua fa 4,7, 10 meno 4,7 sono 5,3. Il potenziale alla base quanto vale? Dove sta la base? La base è questa. Qual è la tensione della base rispetto a massa? Questa qua, ci ho messo una batteria sopra di 4 volt, quindi questa è 4 volt. Il collettore è maggiore della base, quindi sono con la giunzione in polarizzazione inversa e quindi sono effettivamente in regione attiva. Ok? Questa, diciamo, è una tipica soluzione di un circuito DC che contiene un transistore. Vediamo qualche altro esempio. Quindi questa volta c'è un'unica batteria e ciò un certo numero di resistori. La batteria che abbiamo che sia di 15 volt.
RB1 e RB2, 100 kg e 50 kg, RC 5 kg, RE 3 kg e il beta del transistore pari a 100. Perché questa rete qua, diciamo, è interessante? Innanzitutto perché voi sapete, avete diciamo, ormai capito che quando uno va a fare la polarizzazione, anche se ha bisogno di due tensioni, questa le deve creare a partire da un'unica sorgente, da un'unica alimentazione. Quindi in questo caso qua voi c'è un'unica alimentazione. E anche per un altro motivo, noi abbiamo visto una rete simile per il MOSFET che abbiamo risolto in maniera abbastanza semplice. Chiaramente in questo caso qua bisogna ragionare diversamente. Perché? Perché in questo caso noi abbiamo una corrente che entra nella base, una corrente di un lettore, una corrente di un lettore. Che vuol dire questo? Che noi, differentemente da quello che abbiamo fatto per il MOSFET, non possiamo ritenere che queste due resistenze siano in serie, che non sono attraversate più dalla stessa corrente, perché una parte di questa corrente va nella base del transistore. Anche se questa corrente di base è piccola, noi però non la possiamo trascurare. Quindi vuol dire che questa analisi di questa rete la dobbiamo fare in maniera leggermente diversa da quella che abbiamo usato per il MOSFET. Allora, qual è la maniera leggermente diversa? Per tutte le volte che noi troveremo questa rete, questa è una rete che diciamo si trova spesso, noi dovremo utilizzare il teorema di Taylor. Ok? Ricordate il teorema di Taylor? Il teorema di Taylor consente di descrivere una parte del circuito come un generatore con in serie una resistenza. Quindi noi che cosa faremo? Questa parte del circuito qua la vorremmo ridurre ad una parte di questo tipo, una B equivalente con in serie una R equivalente, in modo tale che poi qui resti la parte del circuito di uscita che abbiamo disegnato in questo modo qua. Una volta che io riesco a passare da quel circuito a questo, questo qua è molto simile a quello che io ho risolto prima e quindi diciamo è più semplice. Come si applica il teorema di Thevenin? Io posso sostituire una parte della rete con un generatore equivalente a patto che V equivalente corrisponda alla tensione che io trovavo tra questo punto e questo, cioè i due punti dove io vado a sostituire il generatore equivalente. Allora, qual è la tensione che io trovavo tra questi due punti? È il partitore della tensione sulle due resistenze. Quindi la B equivalente è pari a RB2 diviso RB1 più RB2 per VCC. E quindi se ci vado a mettere i valori numerici, RB2 era 50 kg diviso 50 più 100K per 15 volt, io mi trovo una B equivalente di 5 volt. Quindi qui ho 5 volt. Quanto vale la R equivalente? La R equivalente, la resistenza che io vedo tra questo punto e questo, quando cortocircuito il generatore. Quindi, se il cortocircuito vuol dire che questo punto va a massa e le due resistenze vanno in parallelo.
Quindi la resistenza equivalente che io devo andare a considerare è RB1 parallelo RB2, cioè 33.3 kV. Questa qua è 33.3 kV. Questa è 5 kV, questa qua è 3 kV. Questo è il circuito che devo risolvere. Come lo risolvo questo circuito? Come prima, impongo la zona attiva. In questo caso è un po' diverso, quindi prestate attenzione. Quindi io impongo sempre che qua ci sia 0,7. Dopodiché parto sempre dalla maglia d'ingresso, perché è la maglia dove io qualcosa conosco, ok? Quindi mi scrivo l'equazione delle tensioni alla maglia d'ingresso. E quindi dovrò scrivere che la V equivalente è pari a R equivalente per, qual è la corrente che passa qua? È la IB, è la corrente di base del transistore. Quindi RB, IB, la IB va di qua, la caduta c'è un'altra questa, più 0,7 che è la caduta alla giunzione, più io so la corrente di emettitore positiva uscente, quindi un'altra tensione orientata verso l'alto, che è pari a R con E per I con E. Equazione così presenterebbe due incognite, perché ho sia la presenza della corrente di base sia la presenza della corrente di emettitore. Però se mi ricordo che queste due sono legate, e quindi che posso scrivere, come sempre possiamo scrivere, che la corrente di emettitore è beta volte IB, lo potete usare a piacere, oppure scrivete che la IB è C su beta, come più vi piace, possiamo risolvere comunque questa equazione, ok? Quindi io posso scrivere che, mettendola tutta su come incognita la I con B, che cosa posso scrivere? Ho detto che la I con E per me è praticamente la I con C è beta volte I B. Quindi mi trovo un'equazione con un'unica variabile che è la I. Se la vado a risolvere, la IB a chi sarà pari? A V equivalente, cioè 5 volte, meno 0,7, fratto R equivalente, 33,3 per 10 alla 3, più beta, 100 per R con E, 3 per 10 alla 3. Fate i conti, dovrebbe essere circa 13 mA. A questo punto il circuito è praticamente risolto, perché con C sarà beta volte 13 microampere e quindi è 1.3 mA. La I con E per me è uguale, e quindi conosco tutte le correnti del circuito e mi posso ricavare tutte le tensioni. Ok? Quindi quello che vi dovete ricordare nel caso in cui avete un circuito di questo tipo è che non potete considerare il partitore diretto, dovete passare per l'equivalente di Thevenin. Quindi riducete il circuito in questa forma qua. Dopodiché fate attenzione, perché voi avete una corrente diversa a seconda che circola nelle resistenze, cioè la corrente di base, la corrente di emettitore e la corrente di conduttore.
Le tre correnti però sono tutte e tre legate da coefficienti, quindi se voi ne conoscete una, le conoscete tutte, quindi si possono sempre mettere una in funzione delle altre in maniera semplice, vi risolvete l'equazione, dopodiché verificate di essere in zona attiva calcolando i singoli potenziali, che a questo punto è semplice. Ok? Quindi questo è il modo di risolvere questi circuiti. Ci fermiamo qui.